Now I'm just missing you. You were the one who gave me a song, held me in your arms all night long. Dreams of you come easy, but look what they do. Leave me feeling cold, alone and blue. Daydream leaves me for another night. Sweet darkness falls upon my mind. Once I was kissing, now I'm just missing. Now I'm just missing. Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole. Siamo in collegamento con Isabella Balbo da Bologna, che salutiamo. Buongiorno Isabella. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i colleghi. Non so se l'audio arriva perfettamente, non abbiamo avuto modo di fare il controllo, ma insomma mi sembra che è tutto regolare. C'hai un eco nel telefono, no? No. Bene, è tutto a posto. Dunque, no, perché sai, con la radio web le linee che non vanno, insomma, c'è sempre qualche cosa da aggiustare. Sì, siamo una radio, come dico spesso. Abbiamo delle linee anche noi, la DSL, che è veramente penosa, oscilla in continuazione, cade. Insomma. Siamo una radio, come dico spesso, a manovella, però insomma, la manovella viene girata con forza, mi sembra di capire. Allora, la radio a manovella, ma anche la DSL a pedale, quindi a pedale, insomma, unire le due cose non è così semplice. Allora, sì, volevamo parlare di internet, mi sembra che le premesse non siano ottime, ma ci proviamo lo stesso. Dunque, potremmo sparlare di internet a questo punto. Sì, esatto. Ormai quando ricevo le telefonate dei vari call center che mi propongono nuovi contratti, mirabolanti contratti e mega di qua e mega di là, io propongo sempre un caffè qui da me, così gli faccio vedere come funziona questa mirabolante mega di cui loro parlano.
E quasi sempre la telefonata finisce con un mi scusi, va bene, capisco, no, la sua... In effetti io quando ho sentito parlare di progetti politici, dicevano portiamo tutta l'Italia cablata, no, le facciamo fare qui, le facciamo fare l'arco, io mi accontenterei che la DSL funzionasse 12 ore al giorno ininterrottamente senza problemi. E stiamo parlando di Bologna e Roma, quindi voglio dire, non è proprio due territori così isolati. Dunque, allora, però volevamo appunto parlare di Facebook, dell'utilizzo di Facebook, l'abbiamo già fatto con Isabella in una trasmissione, dopo faccio un breve riassunto. Oggi stiamo tentando di allargare il giro, come si dice, nello spazio che riguarda assemblea.ed, quindi con la possibilità di interventi attraverso il gruppo WhatsApp che intanto abbiamo creato in questi giorni, ha un po' di aderenti, vedremo insomma se questa mattina hanno voglia insomma di mandare il loro messaggio audio. Dunque, la scorsa volta abbiamo parlato con Isabella, adesso lo riassumeremo abbastanza velocemente, dell'urgenza di fare in modo che poi i gruppi Facebook funzionino nella misura in cui i vari dibattiti che vengono aperti di volta in volta si chiudano con una determinazione, un po' come si fa nelle assemblee di condominio, nelle assemblee delle associazioni, cioè che il dibattito magari sia anche aspro, sia anche forte in alcuni passaggi, ma approdi a qualche cosa, e questo ci è sembrato un po' il primo punto. Per raggiungere questo obiettivo, Isabella, si era detto appunto di creare, o meglio, che quando vengono aperti i vari gruppi Facebook ci sia la precauzione di mettere un moderatore esperto in qualche modo, cioè una persona in grado di gestire e poi di riportare in altri ambiti le conclusioni del dibattito. Questo proprio, ecco, per fare in modo... Sì, vai. Una precisazione. Il moderatore nei gruppi, l'amministratore in sostanza, è già previsto, ma proprio perché è colui che fonda, fa nascere un gruppo e che può essere poi nel corso degli eventi, dell'esistenza di questo gruppo, può essere cambiato e possono essere aggiunti altri. Quindi diciamo che la figura del moderatore è già prevista proprio dalla struttura stessa del gruppo. E quello che bisogna andare invece a vedere è soprattutto per gruppi molto grandi e molto numerosi, quindi che vanno mantenuti da una parte stimolati perché rimangano attivi e non spieghino su se stessi diventando noiosi sempre con le solite due o tre battute, saluti e basta, e allo stesso tempo moderati nel senso che le discussioni devono essere comunque produttive e non reiterare in continuazione le solite critiche, le solite prese di posizione e i soliti luoghi comuni. Quindi la figura del moderatore esiste già, bisogna identificarla e sceglierlo in base alle caratteristiche. Questo secondo me che va fatto, che andrebbe fatto. L'idea che ho avanzato io è stata quella di dire non c'è nessun intento censorio, cioè tutti devono avere la possibilità di esprimersi liberamente. Poi è chiaro che sarà il gruppo il responsabile della moderazione, insomma, però ci sia appunto una regola che dica: vabbè, ma insomma, tu che usi parole fuori posto, devi sapere di essere a rischio di espulsione. E nello stesso tempo devi sapere, insomma, che non porti nessun arricchimento reale al dibattito. Questo dell'arricchimento reale è un punto fondamentale, perché, come si era detto, qui si vuole lavorare insieme per l'unità della categoria, e l'unità della categoria non si costruisce sugli slogan o sulle parole a vuoto, ma sulle questioni sostanziali. E quindi quando la prospettiva è quella di arrivare a un qualcosa di molto fattivo, di molto reale, pur nella parzialità dell'azione, il punto
conto non è questo, e allora l'apporto che ognuno è chiamato a dare deve essere finalizzato. Insomma, poi dopo ci possono essere ambiti di sfogo, ma quelli lasciano un po' il tempo che trovano. La cosa è urgente, è stato sottolineato anche questo, è urgente perché non si può più aspettare, cioè la categoria ha bisogno di punti di riferimento, diciamo così, comunitari, cioè ha bisogno che la gran massa di informazioni, di opinioni, di acquisizioni, di storie anche che vengono fuori giorno per giorno trovino un qualche punto catalizzazione, e quindi servono a costruire anche l'identità, perché attraverso il dibattito si costruisce l'identità. Se il contributo al dibattito non è reale, ma è basato soltanto su parole un po' così buttate lì tanto per sfogarsi, allora l'identità non si costruisce, insomma c'è poco da fare, l'esperienza ormai di anni di social network ci indica questa cosa. Ora, oggi noi vorremmo fare al dibattito un salto in avanti, cioè andare un po' più dentro questi aspetti, cercando di capire come materialmente si può organizzare una rete, no? Nei territori, oppure tra territori, tra categorie di edicolanti, perché sappiamo che poi gli edicolanti non sono tutti uguali, no? Quali gruppi si possono formare attraverso Facebook, se c'è appunto la possibilità di formare gruppi come dire, su argomenti trasversali. Per esempio, ne butto lì una, ma il gruppo di cucina che è stato formato su Facebook può dare un reale apporto alla discussione generale? Cioè fare in modo che dietro questa idea dell'identità della categoria non ci sia soltanto l'aspetto sindacale, commerciale, materiale o cose di questo genere, no? Ma si riesca a creare dei gruppi che servano proprio a costruire più armonia, più scambio, esattamente come avveniva un tempo davanti alle agenzie, quando si andavano a ritirare i pacchi di giornali, si discuteva un po' di tutto, insomma, dalle comunioni dei figli alla gita fuori porta. Ecco, come si può organizzare tutto questo? Io voglio dire, lascio chiaramente la cosa al dibattito, ma insomma, cominciamolo questo confronto. A te la parola, Raffaella, scusa la premessa. Sì, Raffaella, Isabella, scusa la premessa, ma scusa la premessa, ma era doverosa. Sì, allora una cosa, tu hai parlato di parzializzazione delle azioni e secondo me hai detto molto bene, nel senso che un presupposto che va tenuto in considerazione è il fatto che siamo comunque su una piazza virtuale che ha delle caratteristiche specifiche. Non si può avere da questa piazza virtuale delle aspettative, non si possono avere delle aspettative troppo alte, nel senso che se io presento, espongo un problema, non posso aspettarmi che questo venga risolto lì per su due piedi perché siamo su Facebook. Cioè è un'aspettativa sbagliata che può condurre anche poi degli atteggiamenti, degli dirigimenti fuori luogo. È normale che se io tratto un problema complesso o specifico di un territorio, comunque dovrò andare a fare una verifica delle informazioni, dovrò andare a vedere che cosa, come sono le cose, che si può fare nel concorso, e molto probabilmente in quel momento lì sarò in grado di fare soltanto delle relazioni o delle posizioni, ma non certamente, oppure molto difficilmente, di risolvere il problema presentato. Questo secondo me è già un presupposto fondamentale che dovrebbe essere chiaro per tutti, cioè avere aspettative commisurate alla situazione, all'ambiente in cui si trova. Ti interrompo su questo. Sì, è giusta la raccomandazione. Io credo che questo debba rientrare tra i compiti del moderatore. Sì. Cioè, appunto, il moderatore deve sapere che voglio dire, la porta è aperta a qualsiasi contributo, ma il contributo deve avere caratteristiche particolari. Una di queste caratteristiche è quella di non ambire ad aspettative
alte, perché appunto rimane un gruppo di discussione. L'aspettativa alta, però, rimaniamo un attimo su questo punto perché è qualificante della